Un mondo a regola d'arte è il titolo del convegno durante il quale sono stati presentati i progetti elaborati a conclusione di un percorso formativo promosso dall'Arma dei Carabinieri che ha coinvolto alcuni istituti superiori della provincia di Macerata, l'ITAS Matteo Ricci, la sede maceratese dell'Ipsia di Corridonia, il liceo artistico Cantalamessa, l'alberghiero di Cingoli e il liceo classico. Un impegno nel mondo della scuola che i militari, in collaborazione con il MIUR, portano avanti su tutto il territorio nazionale e che il Comando Provinciale di Macerata ha voluto declinare coinvolgendo gli studenti in base alle peculiarità di ciascun istituto portato avanti con la collaborazione dei reparti speciali dell'Arma. Noi abbiamo seguito questo percorso durante tutto l'anno scolastico, prendendo contatti con gli insegnanti, incontrando i ragazzi, seguendoli lungo tutto il percorso, quindi non si è trattato di un solo incontro, ma di un percorso che abbiamo fatto insieme nel corso dell'anno scolastico. Noi siamo impegnati tutti gli anni in questi progetti per la diffusione della cultura della legalità. Quest'anno, specificamente, il Comando Provinciale di Macerata ha voluto coinvolgere in questo progetto i reparti speciali dell'Arma dei Carabinieri impiegati nella tutela del lavoro, dell'ambiente, della salute e della tutela del patrimonio culturale, storico-artistico. Lo abbiamo fatto con istituti scolastici che hanno dei piani di studi attinenti proprio all'attività specifica di questi nostri reparti speciali. Questo ha fatto sì che i ragazzi fossero molto più coinvolti, hanno partecipato attivamente alla realizzazione dei progetti e quindi è a loro, insomma, fondamentalmente che va il nostro grazie, perché noi abbiamo dato qualcosa a loro, ma loro hanno dato molto di più a noi. In questa collaborazione c'è anche lo scopo di avvicinare proprio l'istituzione ai ragazzi e in questo penso che ci siamo riusciti. Il coinvolgimento dei ragazzi è stato talmente semplice, a dir poco imbarazzantemente semplice, perché i ragazzi prendono, se adeguatamente stimolati, vengono sensibilizzati immediatamente. E perché abbiamo la fortuna anche di avere docenti che ci credono in questi percorsi, che sono di grandissimo aiuto in una fascia d'età particolare dove i pericoli esterni li conosciamo tutti purtroppo da adulti, ma è bene che loro abbiano una bella cassettina degli attrezzi, se la costruiscono per poter conoscere i pericoli ed evitarli da una parte, ma anche per quanto concerne questo lavoro di questa mattina conclusivo, anche conoscere le bellezze del rispetto delle regole.